SIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand di Camaleonte, la guida dei caffè delle torrefazioni italiane, con Andrei Godina. Buongiorno Andrei. Ciao, buongiorno a tutti. E con Mauro Illiano. Ciao Mauro. Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Allora, sono entrambi i curatori, gli ideatori, io direi anche i deus ex machina di questa guida, che è nata non più tardi di un anno fa e che oggi per la prima volta espone ufficialmente in una manifestazione fieristica importante come il SIGEP, l'edizione 2023. Andrei, com'è nata Camaleonte, ma soprattutto che cos'è? Alla guida dei caffè e delle torrefazioni è una vera e propria guida, ovvero sia con Mauro a un certo punto ci siamo incontrati durante la trasmissione Report di qualche anno fa, siamo divenuti amici e ci siamo chiesti: ma come mai il mondo del caffè non ha una guida come ha quella del mondo del vino, che in realtà ormai ce ne sono tantissime ovviamente di guide che recensiscono i prodotti. E quindi abbiamo detto: facciamolo noi. Quindi la guida del Camaleonte è una guida che recensisce le torrefazioni, quindi non le caffetterie, ma le torrefazioni e i loro prodotti. Quindi le torrefazioni hanno il modo di presentare la loro gamma prodotti, raccontare la propria storia, raccontare una storia anche di flavore dei caffè e dei diversi metodi di preparazione per i quali quei caffè sono stati pensati. Quindi in questo modo il consumatore poi ha una panoramica, un ventaglio di ben 299 pagine dove poter andare ad approfondire il tema caffè, sapere che il caffè non è solo un caffè, ma si declina in varietà e specie botaniche differenti, tostature chiare, tostature scure, diversi metodi di preparazione, ma soprattutto diversi flavori. Ci sono gli appassionati che vogliono avere il flavore di cacao, di fava di cacao, di cioccolato fondente, caramello, per esempio, altri che invece preferiscono i flavori fruttati e floreali. E Andrei, allora io passo un attimo a Mauro, perché tu, come lui, sei preparatissimo nella materia, ma soprattutto in quella che è la guida, essendo uno dei due creatori delle menti che l'hanno pensata. Intanto diciamo che è edita da Mondadori ed è quindi una importantissima collaborazione per voi, perché ha creduto nel vostro prodotto. Parliamo dei torrefattori, come hanno risposto al vostro appello i torrefattori italiani? Allora, intanto effettivamente la guida è un progetto importante che contiene in sé una duplice anima, no? Una editoriale, l'edizione cartacea uscita da poco con Mondadori, questo grande marchio che ha creduto subito nel nostro progetto, un'altra invece di tipo digitale. Esiste anche un'app con i medesimi contenuti della versione cartacea, sia per versione iOS che Android, quindi è possibile avere la guida in tasca se vogliamo in qualsiasi momento, grazie appunto anche alla versione digitale. Come hanno reagito i torrefattori? Sicuramente bene, considerando che ovviamente in un primo periodo, in un primo momento, noi siamo usciti in un momento molto particolare, no? Il Covid, quindi la parte pandemia, la guerra, crisi energetica, costi, tante difficoltà che però per fortuna siamo riusciti a superare attraverso appunto una politica, una comunicazione molto semplice, elementare. Sicuramente possiamo dire che dopo questo primo periodo di difficoltà, in cui alcune torrefazioni, pur volendo aderire, hanno avuto oggettivamente la difficoltà di entrare in guida, ora le cose sono cambiate. Sono cambiate un po' grazie alla ripresa del mercato, al miglioramento delle condizioni economiche, no? Anche in termini di vendita, per loro così come chiaramente per tutti gli operatori di settore, un po' grazie al fatto che finalmente abbiamo qualcosa, abbiamo questa edizione che è possibile toccare con mano, capire, sfogliare, comprendere effettivamente quanto sia utile alle torrefazioni. Perché dico questo? Perché
la guida non è soltanto una vetrina. Sicuramente essere su una guida significa essere rappresentati, essere a disposizione, passami il termine, di tutti gli italiani, no? E il fatto di essere con Mondadori, questo è molto importante. Ma soprattutto è un messaggio di qualità, non è un banner, non è una pubblicità fredda. Sfogliando la guida io so di una torrefazione, lo stile di produzione, che caffè produce, quali caratteristiche hanno quei caffè, quali sono i sistemi di estrazione che vengono appunto adoperati, quindi quali sono i caffè prodotti da quella torrefazione, quali sono le origini. In un certo qual senso è come mettere in evidenza il grandissimo lavoro che le torrefazioni fanno tutti i giorni e che nessuno conosce. Permettimi di dire un'altra cosa molto importante, quindi fare una distinzione tra torrefazione e torrefazione e fare una distinzione, a mio avviso, ancora più importante, all'interno della stessa torrefazione. Io mi immagino torrefattori che da anni si sforzano per produrre caffè eccezionali, diversi l'uno dall'altro, e nessuno riesce a capire che differenza c'è tra la linea blu e quella oro, no? Come faccio? Sì, leggo il pacchetto, ma per quanto possa dirmi è una descrizione sintetica. La guida vuole essere proprio uno strumento, una bussola per orientare il consumatore, l'appassionato e, perché no, anche l'addetto al settore, alla scelta di quella che è l'origine, la miscela, la preparazione ideale per quando? Dipende. Per un momento, per una circostanza, per una tipologia di uscita al secondo anche dell'orario del giorno. Sono un ristoratore o sono una caffetteria? Sono un privato? Sceglierò un caffè diverso. È uno strumento primo in Italia, è uno strumento primo in Europa. Siamo orgogliosi di dire che non esisteva prima della nostra alcuna guida dedicata ai torrefattori e ai loro prodotti in tutta Europa. E questo ci dà un motivo di orgoglio in più. Ancora una volta l'Italia, no, viene riconosciuta anche per questa, come dire, avanguardismo, passami il termine. Ecco, tu l'hai chiamata bussola, vuole rappresentare una bussola. Io mi spingo un po' oltre, tanto non sono di parte e posso tranquillamente dirlo, io la chiamerei la Mecca dei caffè e delle torrefazioni in Italia. Ma sì, dai, ma tanto io posso permettermi di dirlo, voi non potete permettervelo, altrimenti parrebbe di pluripremiare qualcosa di vostro. Io che l'ho vista e ho considerato effettivamente l'utilità di questo strumento, posso permettermi di raccontarlo a tutti voi. Andrei, cosa dicono oggi, dopo un anno dall'uscita, i torrefattori qui in fiera, che sono stati certamente un po' distratti quando glielo avete detto qualche tempo fa dagli aumenti del gas, dell'energia elettrica, del caffè, dei noli, del packaging e tutto quello che circonda il mondo delle torrefazioni, perché in pochi sanno che forse è uno dei settori che ha avuto problemi davvero su ogni fronte produttivo. Per fortuna le torrefazioni stanno iniziando a valorizzare e a prendere coscienza che effettivamente questo strumento non è autoreferenziale, ma è uno strumento a disposizione della filiera del caffè e in particolare a disposizione del consumatore. Il consumatore nel B2B ovviamente, il barista, altrimenti anche quello che si fa il caffè a casa. La pandemia ha smantellato alcune abitudini che c'erano prima, ovvero sia quello di prendere caffè fuori casa. Tanti hanno comprato la macchina a uso domestico e hanno iniziato a comprare il caffè in grano da provare e da consumare in ambito domestico. Quindi questo strumento diventa, come dire, un manuale d'uso, di orientamento, una bussola importante per far sì che tutte queste persone possano andare a ricercare il proprio caffè preferito per fare lavoro, ma soprattutto possono scoprire l'Italia del caffè, che non è fatto solo della torrefazione di quartiere dove loro abitano, sono nati, ma in realtà è fatta di centinaia di torrefazioni sparse su tutto il territorio nazionale, ciascuna delle quali poi c'è un fiore all'occhiello. Ci sono quelli che sono specializzati nella tostatura chiara, quindi chi vuole l'acidità se la ricerca lì. Ci sono quelli specializzati in tostature più spinte, quindi chi vuole più corpo, più crema per l'espresso, gusti più intensi, va a ricercarli in quel settore. Ci sono quelli, i puristi dell'arabica, i puristi della robusta, chi invece vuole le miscele, chi preferisce poi farselo in moka, per esempio. Allora ecco che la guida delle torrefazioni premia anche i prodotti.
c'è, abbiamo creato delle categorie di prodotto insieme con Mauro in cui tutte le abitudini di costumo, di caffè di alta qualità trovano il loro spazio e trovano in qualche modo dignità e soprattutto il loro valore, indipendentemente dal metodo di estrazione, dal colore di tostatura oppure dalla specie botanica. E allora Andrei, Mauro, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per iscriversi nel caso di una torrefazione o comprare il prodotto nel caso in cui ci sia un appassionato, un barista o tutti coloro che sono alla ricerca di maggiori informazioni sulle qualità del prodotto, le varie definizioni, anche perché ci sono tante definizioni qui dentro da poter imparare, è tanta roba, io perciò le chiamavo la Mecca. Semplicemente info@guidadeicaffe.com. Invece sul sito www.guidadeicaffe.com si trovano tutte le informazioni necessarie, utili e interessanti riguardo appunto la guida, a quello che è stato anche il sistema di giudizio di Word e come potersi appunto iscrivere in guida. Ecco, per tutti quelli che volessero comprare la guida negli store Mondadori e in tutte le librerie d'Italia, la guida è già presente sugli scaffali o è ordinabile ovviamente dal circuito delle librerie Mondadori. Possiamo dire il costo? Di copertina 25 euro per chi ovviamente la compra in libreria oppure online, per le torrefazioni che fossero interessate ad acquistarne un quantitativo maggiore possono rivolgersi a info@guidadeicaffe.com. Ecco, io a questo punto posso dire da SIGEP 2023 è tutto. Ragazzi, grazie per la cortese. Per la cortese collaborazione, per aver spiegato queste nozioni indispensabili per conoscere il prodotto guida del caffè Camaleonte. Amici, per il momento da qui davvero è tutto. Grazie Mauro. Grazie a voi. Grazie Andrei. Grazie Fabio. Arrivederci.